più grande disgrazia che si può avere di perdere la memoria, non ricordare di sé e del proprio vissuto. Signore e signori, il premio internazionale alla carriera va a Edith Brucca. Però è molto difficile come domanda, lo fanno tutti i ragazzi, ogni volta. Io, secondo me, il mio perdono è di non ho rancori, non ho odio, mai non so cosa sia l'odio verso qualsiasi persona di qualsiasi religione o colore sia. E quindi io amo l'umanità, amo proprio e rispetto ogni essere umano ovunque sia e abbraccio. Io abbraccerei l'umanità, ho detto anche a Papa Francesco, perché anche lui è molto abbraccione, io anche sono molto abbraccione. E quindi io grazie al cielo non so cosa sia l'odio. E quindi può darsi che questo è il perdono. La parola perdono proprio perché ho perso tutta la famiglia quasi. E pensare che mia mamma è stata bruciata, mio padre è morto, mio fratello, è molto difficile dire perdono. Certo. Però io credo che il mio non odio, il mio amore per l'umanità tuttora, fino alla fine della mia vita, è forse questo il perdono, è il mio comportamento umano. La scrittura è un'attività molto diversa rispetto a quella del cinema o della televisione, nel senso che è un'attività solitaria. È solitaria, però è meravigliosa. Perché sei completamente libero. Lo scrittore è libero. Io ho sentito la libertà, mi sentivo leggero ogni volta che scrivo. Perché? Perché nel cinema c'è sempre il produttore dietro le tue spalle che ti controlla. Ma qua non c'è la risata, ma qua sei troppo triste, e qua ci vuole un momento di leggerezza, e qua ci vuole... Praticamente è un braccio di ferro per non togliere la poesia. Questa è la lotta che deve fare il regista con il produttore. Con la scrittura sei completamente libero. Io non volevo fare lo scrittore il divertente, no. Io volevo comunicare alla gente la mia anima, la mia sensibilità, le mie impressioni, i tanti ricordi. Voi dovete ringraziare che non sono venuto l'altro anno. No, lascia perdere, perché io sì, avevo avuto un problema post-operatorio difficile, ma io c'avevo il Covid, non lo sapevo. C'avevo il Covid già da 2 giorni. Se io fossi venuto qua, avrei attaccato il Covid a tutta Pescara. Quindi meno male. Il quarto Covid ho preso. Mamma mia. Era il quarto, Mamma mia. Grazie. Allora, Alfredo, il libro è dedicato a lei, Spalle larghe, mani di roccia. L'illustrazione del libro, tra l'altro, è curata da lei stesso. Lo dicevamo di tutti i riconoscimenti che sta ottenendo, ma che valore, che significato ha un premio Flaiano che ricorda anche le origini, le radici di Ada? Per Ada è un premio importante perché è un premio che viene dalla sua terra e anche dalla relazione che lei ha avuto con Flaiano nella lettura. Flaiano era uno dei motivi che rendeva Ada orgogliosa di questa terra. E lei, poco prima di morire, 9 giorni prima di morire, ha voluto mettere fuori tutte le sue forze per essere qua e per presentare questo libro a Pescara, al Flaiano. Lei ha recepito una certa vicinanza con Flaiano. Flaiano aveva sua figlia Lelè e alcune cose hanno avvicinato la sua e anche la mia vita, la nostra vita nel rapporto di Flaiano con Lelè e nostro con Daria. Le telefonate, no? Anche noi facevamo, quelle poche volte che certo. Riuscivamo a allontanarci da questa bambina, facevamo queste telefonate che erano il nostro parlare e il suo ascoltare e risponderci con dei sorrisi o dei silenzi che ci facevano capire, ci facevano conversare.